Spezia, Lazio Lavigne, da rivedere. Finisce così al Comunale di Via Varrone la prima gara, valida per il girone A, allievi in fascia B Elite, classe 99, tra Pomezia e Anzio Lavigno. Vincono infatti rosso-blu, quest'oggi in maglia bianca, con il punteggio di 3-1, tutta in rimonta. Gol vantaggio per Lazio Lavigne, siglato da Finestauro al 26esimo del primo tempo, mentre Neroni, Crisci e Spagnolo regalano il tris alla squadra di casa. I primi però a cercare il vantaggio sono proprio gli ospiti, quando al nono minuto tentano questa sortita sul calcio d'angolo. Risponde poco dopo, al 18esimo Neroni, si infila tra le mani della difesa avversaria, ma manca il colpo vincente, mandando il pallone sopra la traversa. A spingere di più, però, soprattutto nella prima fase, sono proprio gli ospiti, con un Finestauri davvero in forma smagliante. Pallonetto al 25esimo minuto, ma la mira non è giusta per il pallonetto successivo, che si perde sopra la traversa. Ma dai e dai, per il numero 7 arriva la gioia del gol. È splendido questa volta il lob, e per il portiere di casa non c'è nulla da fare. Anzio Lavigno 1, Pomezia 0. Con gli ospiti in maglia rossa in vantaggio. Però al 35esimo accade quasi l'irreparabile. Altra azione pericolosa da parte dell'Anzio Lavigno con le maglie della difesa del Pomezia, che non si coprono, mentre Finestauri poco tempo dopo mangia un altro gol incredibile al 34esimo. Come dicevamo, al 35esimo il portiere riesce a parare per il Pomezia, mentre Fontana dice qualcosa di troppo all'arbitro, che estrae il cartellino rosso e Lazio Lavigno resta in 10. L'espulsione fa subito i suoi effetti, perché il Pomezia attacca proprio lì e al 38esimo pareggia con Neroni, che mangia tutta la difesa del Lazio Lavigno, priva del proprio difensore centrale, e pareggia con i tifosi del Pomezia, che possono esultare. Pomezia 1, Lazio Lavigno 1. Ma la gara sta per cambiare di nuovo, perché al 40esimo il rosso arriva per fatta con questo intervento a metà campo. Per il direttore di gara non ci sono dubbi, e 10 contro 10 si giocherà nel secondo tempo. Ripresa dove però è proprio il Pomezia a partire meglio, ed è il numero 2 al minuto numero 9, Crisci, a realizzare il gol del vantaggio in tapping vincente. 2-1 Pomezia, con Lazio Lavigne che adesso sembra in ballo. Eh sì, perché qualche istante dopo, al 18esimo, sarà Salaris a rischiare di portare la squadra di Luca di casa in 3-1. Lazio Lavigne che però riesce a reagire al 32esimo minuto, e con chi se no con il proprio numero 7, che questa volta fa tutto bene, si gira alla grande, ma con il destro non riesce a trovare la porta di un soffio. Così gol mangiato, gol subito, la legge del calcio non cambia, e al minuto numero 36 è Spagnolo a realizzare il 3-1 e il gol che vale i primi 3 punti per il Pomezia, neopromosso in categoria. Al minuto numero 41 però c'è ancora da combattere per Finestauri, vero man of the match dell'incontro, nonostante la sconfitta, che prende questo palo con il portiere di casa battuto. Così, dopo 4 minuti di recupero, per il direttore di gara può bastare. Pomezia 3, Lazio Lavigne 1.